Ciao amici di YouTube, bello sentirsi grati con il cuore colmo di gratitudine, vero? Ho parlato dei benefici scientifici della gratitudine in questo mio video e di come metterla in pratica ogni giorno in questo video. Anche se non viene spontanea, all'inizio si può esercitare, come spiego nel video. Ora ci tengo moltissimo a svelarvi alcune mie intuizioni sulla gratitudine. Sono diventate il mio potente segreto per essere sempre grata e voglio condividerlo con voi. Siete pronti? Ecco allora il mio segreto, è un trucco semplicissimo per imparare a diventare pieni di gratitudine in un battibaleno, in meno di un minuto. Siete pronti? Ecco il segreto che cambia la vita in meglio e per sempre. La gratitudine è già dentro ciascuno di noi, ogni essere umano ne è dotato, non può che essere così. Tutto nel mondo vive spinto dalla gratitudine. Posso dire che la gratitudine è dappertutto, in tutti gli esseri viventi. Gli animali la esprimono moltissimo ed è presente anche nel mondo vegetale. Chi ama gli animali e le piante sa di cosa parlo. Noi esseri umani invece la dobbiamo liberare da ciò che la imprigiona nelle profondità del nostro cuore. La gratitudine va considerata come un senso, il settimo senso di cui tutti siamo dotati. Ho detto settimo? Sì, perché oltre ai cinque sensi fisici che ci collegano al mondo, il tatto, la vista, l'udito, il gusto e l'olfatto, abbiamo un altro senso, il sesto senso, che è l'intuizione e ci collega al nostro essere più profondo. E dopo l'intuizione c'è la gratitudine, il settimo senso che ci collega alla vita universale, direi cosmica, ed è per questo che va tenuta attiva e stimolata ed è importantissima. Per vivere meglio interiormente e in salute, sul mio canale trovate tanti altri video pieni di consigli. Per vederli tutti, basta iscriversi con un clic, così. E ora il trucco per far emergere il senso di gratitudine innato che tutti possediamo. Per liberare questo settimo senso basta usarlo ogni giorno. Bisogna attivare ed esercitare il senso di gratitudine in questo semplice ma straordinariamente efficace modo. Ascoltate bene. Ogni giorno dobbiamo esprimere gratitudine per tre cose sempre diverse. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La vita è come una grande madre o un grande padre. E i genitori, secondo voi, danno con più piacere a chi ringrazia sempre di quello che ha o a chi si lamenta sempre di quello che ha? Sentirsi grati è una scelta di vita. Se scegliamo di praticare la gratitudine, la qualità della nostra vita migliorerà, avremo più autostima, saremo più felici e pieni di energia. Tutto questo nel tempo di ricordarsi tre motivi di cui essere grati in meno di un minuto ogni giorno. Grazie, vita. Condividete questo video per fare conoscere la straordinaria pratica della gratitudine anche sui vostri social e ai vostri amici. Ve ne saranno grati. E per conoscere tante altre pratiche e strategie sul benessere interiore è facile. Basta iscriversi al mio canale, così con un clic. E attivate le notifiche e ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!